Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta caprese. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono mandorle pelate, uova, zucchero, cacao amaro, burro fuso, rum, sale, amido di mais, lievito per dolci e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando all'interno del boccale, che deve essere pulito e asciutto e senza residui di cibo, la farfalla, mettiamo un pizzico di sale, e il bianco dell'uovo. E li facciamo montare 4 minuti a velocità 3,5. Gli albumi sono perfettamente montati, trasferiamoli in una ciotola capiente. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, mettiamo all'interno le mandorle e le facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Andiamo a mettere da parte. Adesso mettiamo all'interno del boccale i tuorli e lo zucchero e facciamo montare per 4 minuti a velocità 5. Aggiungiamo il cacao il burro fuso il rum, il lievito per dolci e la vanillina. E facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. Adesso aggiungeremo le mandorle che avevamo precedentemente tritato e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 3. Il composto è pronto, adesso lo uniremo agli albumi e con dei movimenti dal basso verso l'alto li incorporeremo. Adesso, con l'aiuto di una spatola, con movimenti dal basso verso l'alto, incorporiamo il composto agli albumi.
Adesso prendiamo uno stampo per torte con apertura a cerniera del diametro di 26-28 cm. Rivestiamo il forno con carta da forno e imburriamo i bordi e rinfariniamoli con amido di mais. Trasferiamo l'impasto nello stampo. Adesso inforniamo a forno preriscaldato a 180 gradi in modalità statica per 45 minuti circa. La torta è cotta, andiamo a impiattare. Torta caprese. Grazie e alla prossima ricetta.